Salve a tutti, in questo video parleremo di come si crea l'oggetto della webcam tondo. Infatti voi avrete visto, spero, altri video di altri YouTubers che hanno al posto di avere la webcam rettangolare e ce l'hanno tonda. E anche nei miei ultimi due o tre video avete visto questo effetto e vi starete domandati: ah, come ha fatto Vivo a creare esattamente questo effetto? Allora, adesso andiamo passo passo a vedere come si crea questo effetto. Infatti, voi adesso non vedete la webcam perché la abiliterò adesso. Come al solito clicco sul più, metto acquisizione video V4L2. Ok, adesso voi vedete la mia webcam in rettangolare, che è corretto che sia così. Ok, niente di strano, e la lasciamo tutta così. Ok, e non ci interessa, la mettiamo per esempio in alto. Qua vabbè, ci sta bene, ok, la lasciamo qui, magari un po' la rimpicciolisco perché il solito stava più o meno così. Ok, passaggio successivo che c'è da fare. Allora vi dico una cosa che può essere interessante, non c'entra tanto con questo video, e quando fate il video preparatevi una scaletta. Infatti io sto leggendo, guardate quando guardo in basso, perché sto leggendo la scaletta per non sbagliare le istruzioni che devo darvi. Allora, sulla dispositivo di acquisizione video si fa tasto destro filtri e si cerca prima di tutto sul filtro più chiave croma. Ok, si preme ok e si lascia in verde, poi si userà più avanti. La seconda cosa è di fare su sempre sul più maschera miscela immagine, ok, e di scegliere fra le opzioni alfa canale, canale alfa, ok. Poi vedremo perché va presa quell'opzione. Nello sfoglia si voi andate a cercarvi un'immagine verde tonda verde. Allora io so che ve la sono salvata sotto Mega, sotto Linux, eccole qua, e ho da prendermi il tondo. Ok, avete visto cosa fa? Allora si prende l'immagine tonda perché, perché sul chiave croma capisce che il verde è la parte da tenere, il verde è la parte da tenere, questa qui dell'immagine della videocamera, e tutto il resto lo scarta. Allora, nella chiave croma cosa potete fare? Mettere di più o di meno per vedere o non vedere voi stessi, ok? Fatto questo, avete già più o meno la vostra webcam tonda. Io di solito faccio qualcosa di più perché non mi piace la webcam tonda così. Faccio più immagine, ok? E scelgo nello sfoglia dell'immagine, sempre su Mega, tondo 2, che ha, vedete che ha un'ombreggiatura qua, ok, c'è questa ombreggiatura che adesso andremo a utilizzare. La cosa da fare a questa immagine, sempre nello stesso modo, è filtri, clic, chiave croma verde, puff, sparisce il verde all'interno. Allora, adesso le due sono le cose. Posso prendere questa e spostarla, ingrandire, oppure fare anche il contrario, cioè prendere questa un po' rimpicciolirla e
è forse la cosa più corretta. Comunque la cornice per me va messa sopra l'immagine. Adesso mi muovo pian pianino con le frecce della tastiera e più o meno adesso ci siamo. La videocamera è sotto e l'immagine è sopra. Allora, siccome si vede un leggero bordo, perché l'immagine è fatta per stare al bordo, allora cosa faccio? Clicco sull'immagine. Allora, se non riuscite a cliccare sull'immagine, cliccate sull'immagine così e la spostate. Ok, la metto al bordo, prendo questa e la sposto e la metto al bordo in modo che non si vede che l'ombra sembra quasi tagliata, ma io l'ho pensata apposta in questo modo. Ok, così abbiamo la nostra videocamera perfettamente tonda e l'immagine a lato non c'è. C'è anche l'ombreggiatura che ci sta bene per la nostra webcam. Ok, e quindi può andare bene così. Per questo video tutorial è tutto.